Buonasera Don Ciro. Buonasera. Benvenuto. Buonasera. 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 No, buonasera, è tanta gente. Ah, il plurale. Buonasera. Come sta, Don Ciro? Tutto bene, Bernadetta? No, Don Ciro, sono Fatima, sono sempre... Oh, Fatima, Bernadetta. È la stessa cosa. Senta, che cosa ci racconta? Che cosa succede in paradiso di bello? È successo che una sposa mi ha chiamato e io ho subito apparato. Apparso? È parso che mi ha chiamato. No, diciamo bene. Ho arrivato da lei, ha detto, caro Don Ciro, gentilmente, io devo andare a fare i viaggi di nozza. Ah, dove? E vorrei che verreste anche lei. Ah. E io ho andato insieme a lei. Siamo andati. Tu non c'eri. No, nel senso, vabbè, non è un modo di dire così. Allora, la sposa del caro Don Ciro, noi dobbiamo andare alla Grecia. Oh, che bello, la patria di Omero. È vero, tutto quello che ti dico è vero, Omero, veramente. Omero. Ovvero. Va bene. Ho detto... Come dice lei. Ho detto, cara sposa, stiamo attenti, apriamo gli occhi. Perché per andare alla Grecia dobbiamo attraversare il mare Egeo. Giusto. E la Sanitessimo di Egeo che dove? Bussano. Ma nel mare che nuotano, che fanno? Danno un po' sempre, bussano sempre. No. Sì. Comunque appena abbiamo arrivati. Siamo arrivati. Steve Prutù. Va bene. Amici, appena abbiamo arrivati mi hanno portato sopra una montagna alta. Ah, Acropoli. Sarà pure Acropoli vicino a Battipaglia, ma no. La mozzarella era una schifezza. No, Acropoli, Don Ciro, con la C. Ma poi quale mozzarella, Don Ciro? In Grecia è famoso il formaggio, la feta. Sì, ho formaggio e feta, figurata la mozzarella che da essere. No, è il tipo di formaggio. Lo sposo giustamente ha detto, caro Don Ciro, guardiamo anche un po' il Pordenone. Partenone. Sarà Partenone, ma io mi ho un po' desolato perché era tutto sfravecato. No, che sfravecato, era rotto. Proprio tutto rotto. Don Ciro, quelle erano le rovine di Atene. Atene è una chiavica. Come? Tutto rotto. Le rovine e di Atene. Ho detto, ma ci penso io. Ho finito di buttare a terra quello che c'era. Ma sì. Ho chiamato un mio templaro. Chi è? Che mi fa i templi nel mio castello, che è molto bello. Amico suo. Non dirò. E ho fatto un bel tempio con tutte le immagini più grandi cantanti neogreci. Ah, tipo chi sono? Un Nino D'Angelo con un jeans e una maglietta. Ma che cosa? Un neogreco? Un Enzo Evitabile con un Donatello in braccio. Giusto. E un Peppino di Capri con uno champagne che lo buttava in testa a Zeus. Don Ciro, ma che cosa ha combinato? Ma si rende conto? Lei ha rovinato il patrimonio dell'umanità. Eppure il matrimonio della sposa che ha detto, caro Don Ciro, visto che abbiamo andato alla Grecia, voglio andare a vedere l'antiteatro. Anfiteatro. E sarà quello che dice tu. Vabbè. Ha detto, però voglio vedere la bella sceneggiata. L'ho portato là e ho chiamato un mio grande, il numero uno e più forte, Mario Merola. Ma che? Ma mica è greco, Mario Merola. Per fare zappature greco. No, è una novità questa. Solo che lo sposo ha fatto la tragedia greca perché si è buttata zappa un coppe piera. No, non si è capito più niente. Senta, Don Ciro, ma lei ha approfittato, ha visto anche Sparta. No, perché chi Sparta va meglio a parto. Niente. Non abbiamo andato. È duro. Ho portato gli sposi a dormire. A dormire. La sposa ha detto, caro Don Ciro, visto che è la prima notte, il mio marito è un poco frellocco. Non è buono. Non sa fare niente, io voglio gravitare. Vuole essere incinta, vuole... Figliare. Così quello. Come devo fare? E ci ho pensato io. Che cosa ha combinato? Ho messo mio nipote Don Cirino dentro a un cavallo di Troia pomellato. No. E l'ho buttato dentro alla sua cameretta. Ma che cosa ha combinato, Don Ciro? Ha funzionato. Mio nipote funziona sempre, perché dopo è uscita la sposa con un bambino in testa che in braccio che piangeva in zuffunghè. Ma è poverunghè! È migliore!